Eccoci qua. Hello. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, vogliamo capire un po' se ci siete? Sono le 9 di sera, sono 9:08. Ci siete? Vediamo un po' chi è arrivato. C'è qualcuno? If you can write it in the chat, it would be nice. Se la potete scrivere? Sì, ci siamo. Così almeno sappiamo che non siamo da soli, come dei pazzi parlare da uno schermo, che ormai causa Covid, non vi Yes. possiamo più vedere dal Ciao. vivo, quindi ok. Bene, buonasera Pamela, buonasera Olga, Federica, Irene, piacere, Stefano, Anna, ciao. Ciao! Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Allora, Welcome everybody. benvenuti. Abbiamo tante luci in faccia oggi, Sì, eh? Possiamo magari abbassare alziamo un un po' di pochino livello. perché siamo già abbastanza bianchi noi olandesi, quindi non fa bene, insomma. Ok. Allora, io sono Nan Cosmans, la fondatrice di Unite, questo è Florian. Vuoi dire qualcosa che parla Of italiano course. fino a un certo punto, come io No, parlo I italiano keep it fino on a un English certo this time. It will be punto? nice. Parli solo inglese questa Yeah, this volta. time will be nice. Ok. So, no, welcome everybody. So, Allora, una cosa veloce su chi siamo. Come vedete qua, si chiama Unite l'azienda, come avete visto prima nel video, insomma, noi siamo in Italia da 2010, che siamo in giro, insomma, ovunque, viviamo a Riccione. Unite è nato praticamente quando io avevo 14 anni, sono uscita di casa a quell'età, che non è normale per gli olandesi, anche se spesso pensano che gli olandesi sono avanti, no, su non questo così livello avanti. no. Perché ho dovuto per forza uscire di casa, l'ambiente in casa non era piacevole, insomma, quindi per fare una storia non troppo lunga, mi hanno portato fuori casa, ho dovuto di andare a vivere in un'altra famiglia e per fortuna ho vissuto un anno con una famiglia che era una trainer di Anthony Robbins. Anthony Robbins, per chi non lo conosce, è un formatore internazionale americano molto molto famoso in tutto il mondo, fino ad oggi che ha 65-60 anni, 60, non mi ricordo. È stato mio mentore, io l'ho seguito per tanti anni, ma soprattutto ho lavorato anche per lui. Da lì sono entrata già a 14 anni nel mondo di crescita personale. Queste due persone che lavoravano anche con lui erano queste persone con cui io vivo a casa e mi hanno tirato fuori un po' la luce che avevo spento attraverso la mia educazione, attraverso le cose che sono successe nella vita. Quindi loro mi hanno dato una mano a tirare fuori questa luce e gli ho detto: guarda, almeno la luce, soprattutto la forza di poter vivere nella vita quotidiana. Immagina se tu hai figli di 14-15 anni o 16, anche se escono di casa a quell'età, se ci penso oggi, i miei ragazzi di 14-16 anni sicuramente saranno capaci perché abbiamo fatto di tutto per poterli accompagnare in modo migliore, per essere indipendenti, però chiaramente tu entri troppo presto nel mondo degli adulti. Devi essere consapevole, ma con questa consapevolezza come gli adolescenti oggi dovranno avere. Perché non sai mai cosa succede domani, a parte di questo, però affrontare la società di oggi è una cosa fondamentale. Quindi io ho detto, guarda, io da grande creerò una realtà, che non sapevo ancora che si chiamava Unite, però che lavorerà proprio su questo, sulla consapevolezza dei ragazzi, degli adolescenti, le famiglie, ma soprattutto dei ragazzi, in caso che affrontano certe sfide nella loro vita, sanno e hanno gli strumenti per rialzarsi. Chiaramente non l'ho inventato e sono partita, insomma, ho fatto tantissimi studi e anche insieme a Florian, insomma, più tardi che è arrivato, appena che siamo aperti nel 2010, lui si è aggiunto al 2011 come trainer di Unite, perché aveva un background già abbastanza lungo, no? Cioè abbastanza, anche era giovane, ma comunque era molto, è iniziato anche lui con il mondo di crescita personale molto presto. Quindi lui è entrata in Unite e da lì abbiamo pian piano abbiamo fatto crescere la nostra azienda. Come è nato anche negli ultimi 3 anni, insomma, abbiamo aggiunto IADA, la nostra prima accademia di formazione per diventare coach per adolescenti o per le famiglie. Noi l'abbiamo creato con l'idea di creare anche più offerta sul mercato di oggi. Purtroppo oggi la parola coach è una parola abbastanza scontata e richiesta tanto, però per essere un coach devi stare molto attenta, devi a parte avere tanti studi dietro, noi non siamo solo coach, andiamo molto oltre di questo. E se tu poi riesci a lavorare con adolescenti, chiaramente devi avere tanti studi dietro, tanta formazione, il cuore
nel posto giusto, però questa sera ci sono anche vari alunni nostri, studenti di IADE che sono con noi, ciao a tutti, sì. È un'accademia di 3 anni per comunque poter guidare più ragazzi e famiglie possibili, quindi stiamo lavorando su questo da 2 anni, quindi IADA è una cosa che aggiunta a Unite, che soprattutto può offrire i servizi che oggi le famiglie hanno tanto bisogno. Quindi questo è IADA Unite e poi abbiamo 2 libri, non so se avete letto la prima, quelle che i ragazzi non dicono, il mio libro che è uscito nel 2018 e l'ultima arrivato, che ho attaccato al tavolo, è Adolescenti in quarantena. Non so chi di voi l'ha letto, è un libro, un libretto, no? Quante pagine sono? 60. No, un tattina, non ci sono i numeri, però sono circa 79 pagine, dove noi guidiamo i genitori attraverso 7 passi durante e dopo questo periodo, quindi durante il Covid che c'è già stato, ma soprattutto durante anche dopo in questo periodo qua. Abbiamo visto attraverso le persone che l'hanno letto che ci vuole anche tanto, ci vuole qualcosa che per fase 2 e fase 3, fase 4, 5, non so quante fasi ci arriveranno, insomma, quindi abbiamo deciso di fare una ricerca nell'ultimo mese, il mese di maggio, sui ragazzi per capire un po' come stanno, perché magari l'avete visto anche voi genitori, c'è tanta informazione, non sappiamo quale informazione e disformazione, quella che sia, insomma, già che apri Facebook, adolescenti vengono dimenticati, i ragazzi oggi vengono dimenticati, poi chiaramente noi essendo internazionale leggiamo anche le storie in tante news, i vari paesi, insomma, ci rendiamo conto che c'è tanta roba, lo chiamo, sì, perché che non è neanche vera. Quindi abbiamo detto, ok, visto che noi lavoriamo con adolescenti, perché non creare un sondaggio nazionale sul livello d'Italia, insomma, per capire un po' come stanno questi ragazzi. Quindi abbiamo chiesto attraverso anche gli studenti di IADA, ma anche i nostri studenti nostri di Unite, che ci seguono, i ragazzini, di condividere questo sondaggio con tutti, e è uscito anche il risultato. Il risultato l'abbiamo anche scritto nel libro. Questi sono i risultati su 1057 risposte, noi le abbiamo tenute su 1000, e queste sono 2 risposte. Perché pensiamo che sia importante? Perché io credo, prima che io do formazione o informazione a voi, cioè che lo diamo a noi, dobbiamo avere appunto uno studio dietro, non sono invenzioni, ma soprattutto avere le cose concrete. Siamo persone tutte e due abbastanza concrete, lo vedrete anche questa sera, abbiamo dei punti, passi molto chiari, dove chiaramente potete anche fare le domande a noi direttamente, per seguire, ma soprattutto per accompagnarvi in questo periodo post-Covid. E la cosa più bella è che abbiamo le prove a casa. 2 ragazzi a casa che sono molto molto post-Covid, molto adolescenti, quindi viviamo dentro per capire, no? quello che funziona e quello che non funziona. Comunque, se avete visto questa ricerca, vedete soprattutto, punto 1, verso maggio la domanda era: vuoi tornare a scuola o anche no? Abbiamo proprio loro frasi usati, no? Chiaramente è venuto fuori che quasi il 70% è pronto a tornare a scuola. Quindi questi sono tutti ragazzi tra 10 e 20 anni, quindi è una bella fascia d'età, però è importante per farvi capire che e questo, fate una bella foto, perché se il prossimo anno dico io non voglio mai più andare a scuola, dici, se vedi, ti ricordi? Volevi andare a scuola. Yeah, but mama, I was this one who said that. Sei tu, eri quella che non voleva. Sì, sì, infatti. Poi abbiamo fatto tante domande, ma una domanda principale chiaramente che è venuto fuori da questa ricerca, che emozione negativa hai vissuto di più durante questo periodo qua, e lì è venuto fuori un bellissimo percentuale sul discorso di noia. Vedete anche la frustrazione, certamente rabbia e la pezza arancione, ansia 13,9, quindi non è tantissimo su 1000 ragazzi, l'insicurezza. Però quello che è venuto fuori soprattutto è la noia. La noia è molto interessante, ne parleremo tra poco con Florian, per anche accelerare, cioè accendere la nostra parte creativa del cervello, ma soprattutto abbiamo capito che i ragazzi hanno riflettuto tanto su questo periodo, hanno riflettuto tanto su loro stessi, e soprattutto sulla vita in generale, quello che è venuto fuori, molto bello, apprezziamo più la nostra famiglia, apprezziamo di più i nostri genitori. Sentitelo bene, perché so che è un campanello che suona, perché soprattutto il nostro
ambito di lavoro, insomma, quando parliamo con le famiglie, spesso il problema è mio figlio non mi vuole parlare, si chiude in sé. Assolutamente vero, però anche questo risultato di questa ricerca vogliamo farvi capire che siete comunque importanti, non pensare, anche se ci sono litigi o non sapete più cosa fare, che non siete più importanti per loro, perché non è assolutamente vero. Perché chi non ci conosce, io lo spiego sempre, l'adolescenza parte da 10 anni fino a circa 25, preadolescenza da 9-8 circa, dove il nostro cervello sta facendo un viaggio. Questo è il loro cervello, il nostro ormai è andato, insomma, no? In questo cervello stanno facendo un processo di crescita e hanno bisogno di novità, hanno bisogno di provocare i genitori, hanno bisogno di uscire, hanno bisogno di un punto di sfogo. Comunque, se volete sapere più informazioni su questo, ne parleremo alla fine o comunque ci trova ovunque, perché questa sera volevamo lavorare soprattutto su il periodo del post-Covid. Quindi, per prima, io spero che avete un bel pezzo di carta e la penna con voi questa sera, perché vi andiamo a fare un po' di domande. Purtroppo, dovevamo fare il sondaggio a voi, magari, sarebbe stato interessante, perché abbiamo stabilito un po' di domande per far riflettere voi. Iniziamo con le prime, come ha detto Letizia, siamo un po' di detective dell'emozione di tuo figlio, e quanto è importante parlare con i nostri figli, ne parleremo più avanti questa sera, ma su quali cose puoi indagare per capire lo stato emotivo. Allora, la prima domanda è questa, un attimo che spingo via lo chat, hai un'idea come tuo figlio ha vissuto questo periodo qua? Se non hai l'idea, fate una foto delle slide, comunque le ritrovate, anche perché a volte la nostra vita va così veloce, siamo talmente impegnati con i nostri pensieri che a volte non ci rendiamo conto cosa sta vivendo il nostro figlio. Diciamo, si è chiuso in sé, non lo vediamo più, forse perché c'è un motivo. Quindi se riuscite a scrivere per voi, pensare a questo, o avete voglia di condividerlo nello chat, siamo qua. Hai un'idea come lo vive oggi tuo figlio? Come parla di questo periodo? Si è annoiato, infatti è frustrato, non ce la fa più. Che... Or doesn't say anything. O magari non dice nulla, cioè o lo dimostra nelle sue azioni. In che modo tuo figlio parla del futuro? Si concentra molto più di prima sull'igiene, per esempio lava più le mani di prima, lava più spesso, in generale si lava di più di meno, perché normalmente adolescenti, soprattutto i maschi, sono un pochettino meno igienico insomma questo periodo qua, non in periodo qua, in periodo di adolescenza. Ha paura di abbracciare le persone, di avere contatto fisico con i familiari o le persone vicine. Ok, se volete raccontarci qualcosa, vediamo dove lo posso vedere io, qui? Sì. Ok. Ah, chat. Si è annoiato come se avesse meno stimoli a fare le cose. Ok, ci sono noi. Sì. Ok, grazie Katia. Prossime domande sono questi. Esce più di prima o meno di quanto uscisse in precedenza? Quindi con gli amici finalmente è uscito o è rimasto in casa perché ha ancora un po' di paura di uscire? Hai l'idea che usi le scuse al riguardo? E dice no, no, oggi non c'ho voglia, e normalmente era una persona molto allegra, un ragazzo che voleva uscire volentieri. Vive momenti di ansia o dorme, o dorme peggio, cioè che tanti ragazzi hanno vissuto questo periodo proprio dormendo male, hanno di incubi, cioè sogni insomma in tutti i sensi brutti. Cosa ha cambiato nella sua routine quotidiana? Scusa che nel frattempo sto guardando, si è annoiato come se avesse meno stile a fare giochi con gli amici del vicinato, tanto fortunatamente, ok. Fa dello sport, anche se fare calcio, tutte le cose ancora sono chiuse, ma comunque è ripartito con lo sport, o fa lo sport a casa. Mangia peggio di quanto mangiasse prima, oppure non ha modificato l'alimentazione, quindi è più legato al mondo dei zuccheri, o si sbuffa, cioè cosa mangia in più o meno, insomma, o diversamente del solito. Questo perché gli facciamo questa domanda, per farvi riflettere se loro prima quarantena, durante o dopo hanno fatto un cambiamento, quindi hanno fatto un approccio diverso alla loro vita. E lo vedi più felice o meno felice in questo periodo. Allora, questo, abbiamo un'altra domanda, che sta scoprendo nuove cose, sta provando nuove idee. Questo è molto bello, lo spiegherà Flori anche dopo, perché è molto legato all'ultima domanda, al loro cervello e soprattutto al loro discorso della noia. Giusto? Sì. Allora, c'è una cosa importante durante l'adolescenza per la salute del nostro cervello. Come lo vedete qui, lascio la parola a Flo, dopo io ti traduco. So,
this is of course a general view of what is important for somebody, but also for adolescents. Questa è un po' la visione generale della nostra salute mentale, non solo chiaramente per noi, ma anche per gli adolescenti. So it sounds a little bit easy and not like something added to the COVID time, but I will point something out which is quite interesting. Suona magari banale, dice guarda cosa ha da fare con il COVID, però è importante sapere certe cose e Florian approfondisce alcune cose al riguardo. So of course sleep is important with adolescents a little bit more than usually because their mind is changing a lot, their brain structures are changing and so they need a little bit more sleep. La loro struttura del cervello cambia, per questo hanno bisogno di dormire di più, e aggiungo anche su questo, nella fase di adolescenza loro la melatonina arriva più tardi, ok? Se mette molto più tardi, per questo i ragazzi spesso hanno bisogno di andare a dormire più tardi e si svegliano ancora un po' più tardi. Però devi capire molto bene se c'è un equilibrio in tutto ciò durante questo periodo qua. The sports, of course, important for anybody, everybody, and so also during this time, sports are important, especially to release certain emotions, just like anger and frustration. Anche lo sport è molto importante, soprattutto se lavoriamo sulle emozioni depresse, cioè lavorare sulla rabbia, ansia, qualunque cosa che hanno dentro, molto importante a noi in tutti i nostri campus. Infatti, è lo sport principale delle nostre attività quotidiane con i ragazzi, perché è veramente importante che hanno un equilibrio questo e si mettono in moto. They need time to focus on something, to create something, to build something, to invest time in a specific task. Hanno bisogno di focalizzarsi, avere tempo per avere un focus specifico su un obiettivo specifico. This is in general in a holiday of three months a little bit more less normal to do, but it is important to do. Se pensi hanno già avuto tre mesi a casa di COVID, adesso un altro tre mesi di vacanza, non è sempre facile fare, però è una cosa molto importante da fare invece. Well, the next one, the orange one, they need time for reflection. It is an important one, and I think during COVID time they had some time for this. E allora l'arancione è il momento di riflettere su loro stessi, a parte che gli adolescenti pensano molto di più, ma non hanno mai la tranquillità per anche pensare a riflettere. And this goes many times together with being annoyed and not having a sense of doing something, not having a feeling to do something. Il tempo di essere annoiato spesso è legato a di essere annoiato è molto legato al momento di riflessione, ok? Quindi nel momento che sono annoiato riflettono di più su alcune cose, anche cose nuove. Yes, especially because in a moment when you feel annoyed, when you don't feel like doing anything, it is where the brain starts to discover new areas, where it wants to discover new areas because it's bored of what is going on. Quando sei in periodo, soprattutto una ragazza, un ragazzo sul divano che non fa niente, sono proprio quel momento di integrazione nel cervello dove accendo un lampadina dall'altra parte riguardo la loro parte del cervello che crea la creatività. As a parent, we have the tendency to solve the problem because to take away the feeling of annoying because it's not a nice feeling. Spesso come genitori dici, oh, ma andrà tutto bene, si annoia. O ragazzo stesso dice, oh, mio, ma annoio. E noi come genitori vogliamo aiutarlo in quel momento lì per inventare delle cose da fare. Especially as a man, as a father, we want to take away this kind of feeling. We're going to give a solution. Spesso right? Gli uomini spesso, no? e i papà che sono magari lì dice vai a fare qualcosa o trovo una soluzione o non solo gli uomini anche le mamme che spesso hanno paura. Of course, sì. Of course. But the importance of this feeling is that a child goes through this feeling of feeling annoyed. La cosa importante in questo momento di noia, di riflessione, e lo vedete non solo durante il COVID ma anche durante l'estate normalmente, è che il ragazzo entra in quel senso di noia e pian piano integra le cose e attraversa questo passaggio, diciamo così, questo momento. Because the brain is bored of doing what it's doing and so it starts to find new directions. And there is where we start to connect also with our creativity and with our new possibilities, with trying things out, we look for our passions, things we are actually, we want to do, we feel like doing. Quindi nei momenti di noia, dove anche il cervello, questo cervello che si annoia, cerca altre cose di essere creativo, quindi stanno pensando alle cose che vorranno fare, le emozioni che vivono, le passioni che vorranno creare, e questo posso anche dare un esempio del mio figlio stesso che si è buttato sul divano dopo mezz'ora, è come se fosse la vita era finita, tutto nero, tutto buio, tutto dopo mezz'ora arriva, diceva io ho un'idea bellissima per fare un nuovo TikTok,
Ok? Quindi io non ho detto niente, ma da lì è arrivato qualcosa completamente diverso di quello che io pensavo, ma anche lui, quando si è buttato sul divano in quel momento. Of course, playtime, important. Chiaramente anyway. Momenti anche di gioco sono importanti, giochi può essere video, gioco può essere gioco di tavolo, può essere qualsiasi cosa di creativo o no. A moment where they do nothing, which is very related to reflecting time, but it's just a little bit different. È il momento di far proprio nulla. Può anche essere, se parliamo noi di meditazione mindfulness, ma è proprio quel momento dove non c'è più niente, su divano sempre, ma non vuol dire automaticamente che si annoiano e integrano qualcosa, ma può anche essere quel momento di silenzio puro. The reflective time is a little bit different. Most of the time the reflective time is before bedtime or in the morning. Per esempio, è il momento di riflettere e spesso per loro prima di andare a dormire o nella mattina. And doing nothing time is most of the time after an activity, after school or after another activity. È una cosa, non fare nulla più perché io sono stanco dopo scuola, dopo sport, dopo un'attività dove si basta, sono stanco e non c'è più voglia di fare nulla. Because in the moment where we do nothing, the brain is restructuring itself and is integrating what has been learned. Come dicevamo prima, proprio nel momento dove non facciamo niente, il cervello si ristruttura in modo che sta integrando quelle che hanno imparato prima. And the tendency, what they have to do is they have the tendency to fill themselves up with new information in moments like this, with their phone, with all the text, with all the Instagram and whatever. E cosa succede normalmente in quei momenti di silenzio, di noia, che vanno a stare sul telefono. E proprio per quello, anche noi genitori in quel momento lì, a volte quei momenti sono proprio da togliere tutto, non lo fate voi, ma ne parliamo dopo, in modo che non integrano ancora più informazioni in quel momento là. È proprio importante che proprio in quei momenti dove non c'è nulla e non vi preoccupate, non stanno male, non vanno in depressione, sono proprio momenti che hanno bisogno di fare niente. Is there somebody of you thinks like, well, I see those moments where they don't do anything or they start to reflect or and they have the tendency to go out of it or I have the tendency to take them out of it. Qualche momento, avete voi genitori questa sera, avete dei momenti dove i vostri figli fanno questo, dove si vanno, si buttano sul divano e avete voi la tendenza di volerli tirar fuori? Fateci sapere un po'. Raise your hands or fill in the chat. Alzate le mani, cioè sul Zoom o scrivete nello chat. Yes, raise your hands. Mm-hmm. Ok. E viene la voglia di tirarli fuori dal divano. Oh, vuoi fare qualcosa? Oh, magari, amore, potresti fare questo. Ecco. Okay. Siete vivi, bene. Right. Sì. Ok. Ok. Yes. So... Allora, per mettere tutto in azione, quindi ci vorrebbe un equilibrio in quello che avete visto prima. Quindi un giusto equilibrio tra dormire, tra avere tempo per sé, tra far niente, per far sport. Tutte queste cose sono da riguardare, guidare tuo figlio durante questo periodo qui. E perché abbiamo aggiunto anche l'estate? Perché chiaramente l'estate è un doppio COVID, ma in modo un pochino più positiva, speriamo, no? Però comunque è un periodo per noi genitori che siamo sempre a casa o al lavoro, quello che è, ma soprattutto i ragazzi arrivano in quel flusso dove adesso vogliono uscire, ma a volte non possono, è come se fosse fare un'estate con certe restrizioni, limiti. Per questo abbiamo noi scritto 9 punti importanti. Alcuni vanno un pochettino più veloci, sono molto semplici, gli altri un pochettino più complicati, ma vogliamo lasciarvi con questi punti qua per vedere anche in casa vostra cosa potete riguardare, rifare, gestire in modo diverso, insomma. Punto 1. Noi genitori siamo chiaramente loro guida e a volte rispettare le regole ma non esagerare viene spesso da noi, no? Io lo noto spesso e questo ne parlerà Florian anche tra po', che a volte, soprattutto per ragazzi stesso, non è bello di seguire le regole, punto uno, le regole a casa già non piacciono. No, se vuoi sapere come invece si può fare è un altro webinar, però a parte di questo hanno momenti dove vogliono vivere contro le regole, quindi ci sono due cose: o nel loro cervello arriva io devo mettere la maschera quindi non lo faccio, o lo faccio ma lo faccio tutto in modo esagerato e non lo fanno dal loro essere automatico, diciamo così, no? A volte esagerano le cose. Quindi noi come genitori è importante guidarli dove sì, dove no, ma non per forza devi anche mettere i guanti, il cappello, il sacco addosso e tutto quanto, ok? Quello che vogliamo dire è questo.
dargli le giuste informazioni, ma non andato oltre per la vostra paura. Questo si arriverà Florian Trappò. Quindi guida i nostri figli da A alla Z, dall'informazione giusta, e lo so che ci sono tante informazioni oggi online, ovunque, che dice guarda, lì sì, mascherine, lì no, lì si può uscire, lì si può in pizzeria, poi il preside che si lamenta che non possono andare a scuola, ci sono tante tante informazioni, quindi informatevi bene, lo sapete, ma soprattutto è importante che i vostri ragazzi siano informati bene, in modo che non andiamo a litigare per strada perché uno ha la mascherina e l'altro no, ma soprattutto anche per loro stessi. Se non c'è bisogno di tutte le volte, quando prendono la bicicletta, lavarsi le mani, non li farlo fare, perché li crei chiaramente una cosa automatica in testa che andiamo a esagerare sul loro senso di pulito, dove magari mancano un po' di batteri, insomma, in tutto ciò, ma anche rispettando le regole. Quindi, perché i pericoli o vanno oltre da una parte o vanno oltre dall'altra parte. Quindi questa è la prima, il primo passettino. La seconda è gestire l'ansia dei ragazzi partendo dai genitori. Questo è anche quello più importante. Ne abbiamo parlato anche nell'altro webinar, ne parliamo anche nel nostro libro, però c'è un po' da aggiungere a tutto ciò. So, I wanna point out two main things. In all the people I've treated with fears, all the kids I've treated with fear. Una cosa che non avevo detto, Florian è specializzato nelle fobie, ansie, non solo dei bambini ma anche di adulti, e lui vorrebbe aggiungere due cose molto importanti a riguardo. I don't want to brag about all the things we did because I want to keep the time for the information because I think it's important, but I've treated over more than 500 people successfully. Non vorrebbe fare sborone, come si dice in italiano, ma lui ha dato più di 500 persone minimo, insomma, a riguardo. Riguardo la fobia in generale. So if you look at fear is not a bad emotion. That's one. Se guardiamo ansia che non è un'emozione negativa, anche se noi pensiamo spesso così. Okay, so fear, anger, sadness, all these negative emotions as we experience them, they are not negative in sense. Spesso se parliamo di ansia, rabbia, tristezza, noi la vediamo da fuori come se fosse un'emozione negativa, ma non è così. And so the problem starts to be is where the fear, for instance, when we especially talk about fear, is not connected with reality. La cosa importante che spesso dimentichiamo se parliamo di ansia è spesso legato a non con la realtà. Because più l'immaginazione. Because there we start to tend to imagine a fear, a possible future about something we do not want to experience. And believe it's going to happen. That's where the fear starts to be there. Spesso se abbiamo paura di qualcosa, ci immaginiamo che potremmo avere paura perché magari l'abbiamo visto in qualche parte, non vuol dire che l'ansia c'è proprio, lo stiamo creando prima the che succeda qualcosa. Sì, il rischio c'è lì, no? And so, when we talk about fear and when we see our children in fear, it is okay when the fear is connected with reality and there is a risk, there is a danger. Quando vediamo i nostri ragazzi avere paura di qualcosa e c'è realmente tutta la ragione di aver paura, quindi l'ansia è lì davanti a sé, no? Il tigre davanti alla persona, per dire, ok? È giustissimo di dare attenzione alla paura e ansia del nostro figlio in quel momento lì. And so it is important to keep up with reality of how riskful still the coronavirus is. Because if we continue our mindset, which we had in the quarantine, which was important then, also in the coming months when the risk is very more low, then we start to embed a unuseful fear in an adolescent, which is dangerous for him. Cosa è successo chiaramente durante la coronavirus, soprattutto all'inizio, ma soprattutto in metà, quando vedevi tutti i numeri, persone che morivano, se vero, sì, dove, tutto quanto, chiaramente hanno creato un'ansia collettiva, una paura collettiva dappertutto, qualunque cosa, che è giusto da una parte anche avere, perché se no ognuno usciva, non seguiva le regole e tutto quanto, no? Poi magari altre persone hanno perso i genitori o qualunque cosa che è successo. Quindi è giusto averlo, era anche giusto fino a un certo punto, poi dipende che tipo di mindset hai. La cosa è questa, nella fase 2 o 3, quella che siamo ormai oggi che non lo so più, tenere la stessa ansia, vivere con la stessa ansia non ha senso. Ci deve essere una trasformazione perché non è più realtà.
la realtà oggi è diverso che 2 mesi fa. Per fortuna, per questo infatti stiamo uscendo, giusto? And so of course it depends how you are as a parent. Quindi dipende molto come sei come genitore. But if we set the risk of, for instance, getting the coronavirus or even, you know, getting sick of it or even dying, then the risk is much smaller than maybe even, you know, getting in a car accident for a child. Chiaramente pensando o trasformando questa paura verso i nostri figli durante coronavirus o c'è il coronavirus o avere un specifica attenzione su quello che può succedere o quello che fa, chiaramente crea una realtà diversa nella loro testa che è un incidente in macchina o qualunque cosa che può succedere tutti i giorni. And so, I mean, there are other risks there which are much more greater than getting coronavirus or dying from coronavirus. E chiaramente ci sono i rischi molto più grandi, probabilità di per avere ansia, no? Per qualsiasi cosa nella nostra vita, molto più grande di un coronavirus. Il coronavirus magari 1 su 10 o una persona che sta male può succedere tutti i giorni, insomma, no? O l'incidente, qualsiasi cosa. And so, if you are able to ask yourself questions about what is the right amount of fear, let's say, to have for this, when you ask yourself questions, you can choose a path which is justifiable and which is connected with reality. Quindi la cosa importante è di rimanere reale anche voi, come genitori, farti le domande in testa. Cosa è giusta? Cosa è logica? E da 0 a 10 dove mi trovo con la mia ansia al riguardo del coronavirus o qualunque cosa che tu siede intorno a te? Because then we go to the second point actually about this is that when we now meet somebody, you can have maybe the first moment, the first second, just that like, oh wait, I have to block myself. I have to not connect physically with this person. I can not shake a hand. Come avete visto, anzi che esci per strada, la prima cosa che succede se prendi magari o vedi una persona, dice, non posso dare la mano, o non posso abbracciare, o non posso, cioè, giusto, che okay, una cosa automatica che va nella nostra testa. Which is absolutely the opposite of what we normally would do, which is connect with somebody. È l'opposto che noi normalmente facciamo quando dobbiamo connettere con, o connettiamo automaticamente con una persona, no? So if we have in our mind automatically, because, you know, a habit is in our mind in 3 weeks, 4 weeks, there is a habit created in our mind. Quindi abbiamo creato un'abitudine in 3-4 settimane, abbiamo creato un'abitudine nella nostra mente. And we also need to disconnect from this habit a little bit if we want to connect to reality, which is it right now. È importante che disconnetterci un pochino con questa realtà che abbiamo, questa abitudine che abbiamo creato nel nostro cervello in modo di fare fase 2, fare passo 2. Which basically means that yes, we should leave space between us. Yes, we should, you know, live by the rules, but you can connect on an emotional sense with people. Vuol dire, sì, dobbiamo rispettare le regole. Sì, in questo momento dobbiamo fare un passettino in meno verso la persona, ma non vuol dire che sul livello di emozione dobbiamo connetterci di meno o creare un'abitudine di questa cosa che abbiamo creato nella nostra testa. So we have to start to reconnect, you know, an emotional way very well and even in a more powerful way than normally because we have disconnected so much. Se siamo disconnessi talmente tanto che dobbiamo fare un passettino in più e in un altro modo per connettere con le persone su un altro livello, perché noi siamo umani che abbiamo bisogno di connettere tra di noi. And I know what I'm talking about in this area because I have experienced social anxiety and therefore also depression, which is the same thing, not connecting with somebody. E lui sa molto bene di cosa parla, perché lui ha vissuto l'ansia sociale, quindi la fobia sociale in generale, quindi sa cosa succede se proprio nella nostra mente, insomma, cosa succede dall'altra parte se non gestiamo bene questa cosa qui. Proprio la paura di affrontare la persona, di andare in connessione con l'altra persona. And so what we have heard from many parents and other messages we get from children is that the two main problems are coming out now is that one, they are afraid to connect again with children because of getting a disease. And the second one is that they have some kind of build up, some kind of fear
to reconnect with their friends. Sì, quello che abbiamo notato molto in questo periodo qui, chiaramente facendo coaching online, tutto quanto, e anche parlando del nostro campus che facciamo quest'anno, è che spesso i genitori dicono: no, mio figlio ha paura, mio figlio ha paura di venire, mio figlio ha paura di connettere con gli altri, di stare con gli altri, anche se fosse 1.5 metri di distanza, o di mio paura in generale di toccare altre persone, ma anche familiari. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo creato qualcosa in testa molto forte. And so we want to reconnect, we want to focus again on where we want to go in this, instead of the fear, instead of blocking ourselves. Because if we do so, we will create in our children or with our children social anxiety and those kind of problems. Quindi è importante che tu sei una guida giusta. Pensare prima sulla tua, quel che senti tu, ma soprattutto lavorare molto su tuo figlio, se è chiuso in sé o vedi delle cose attraverso la domanda che abbiamo fatto anche all'inizio webinar. Se hai riflettuto e vedi mio figlio in questo modo, che puoi essere la giusta guida di farlo riconnettere prima con la famiglia stessa, ma poi chiaramente con amici, con il mondo fuori, anche di estendere le tue emozioni, giusto? Exactly. Well, that's the where the basis starts for you as a parent, especially in the phase of adolescence, because adolescents are not going to listen so much to your advice, okay? E questo è molto importante, soprattutto nella fase dell'adolescenza, perché sappiamo tutti, loro ti ascoltano, però spesso non ascoltano il tuo consiglio se avrai quell'approccio lì verso di loro. Adesso ti vado a dire cosa devi fare, no? Because if you advise to reconnect again with friends and you don't do it as a parent, then you're not setting an example and they learn much faster from an example. Perché chiaramente se tu dici guarda vai dai tuoi amici ma tu non esci di casa, chiaramente che guida sei in quel momento lì, che esempio stai dando a tuo figlio, perché anche se non parli loro osservano. And so this is where the two main things when we talk about fear and the post coronavirus. Quindi queste sono le due cose lavorando sulla nostra ansia, la vostra ansia in generale durante e dopo il coronavirus. Allora, terzo punto è giudicare o avere interesse. Questo è molto interessante. Io vivo a Riccione, vicino al lungomare e vediamo tante persone anche camminando per strada con 1.5 metri di distanza, con la mascherina, corro con la mascherina. E questo è interessante perché tu automaticamente vai a giudicare delle persone, e non solo noi, chiaramente sempre partendo dall'esempio come genitore, ma dove va questo? Dove va con la mascherina qua? Ma non sappiamo spesso se magari la persona ha problemi di asma, ha problemi di cuore, ha problemi di polmoni o ha proprio la sua senso di la sua emozione da gestire. E questo è interessante perché a volte invece di giudicare possiamo anche dimostrare interesse. Chiaramente oggi non puoi parlare oh perché metti la mascherina, fammi sapere un po' cosa hai nella tua vita, però dare l'esempio ai nostri figli, perché soprattutto gli adolescenti sono numero uno a giudicare gli altri, perché spesso loro ansia, loro paura, ma anche loro insicurezza che la dimostrano in un altro modo, chiaramente non imparano anche questo del mondo di oggi, della società, no? C'è un grosso giudizio, c'è anche un grosso mondo di Instagram, Facebook, filtri, come dovremmo essere. Quindi il giudizio è nato lì, cioè questo noi trattiamo molto durante i nostri corsi con ragazzi, perché è molto importante lavorare su quel pezzo. E chiaramente anche noi stessi, se noi mettiamo una foto su Instagram con 1.000 filtri, che esempio stiamo dando? Questa è esattamente la stessa cosa. A volte avere interesse per una persona perché fa certe azioni senza giudicarli, lì già dai il primo esempio, parlando anche di tutto quello che sta succedendo nel mondo oggi. C'è un grosso razzismo a casa in America o qualunque parte dove viviamo, ma parte anche da noi. Già noi giudichiamo le persone se vanno a agire con mascherina, senza mascherina, con il bastone, senza bastone. Andiamo già a giudicare i cinesi perché secondo i miei figli hanno portato loro. Cioè, avete capito? Quindi è molto importante avere l'interesse giusto, insegnare ai nostri figli, soprattutto parlare con i nostri figli in questo periodo. È vero che lo fa perché è assurdo, tra virgolette, per noi, ma magari ha una ragione dietro. Quindi anche dimostrare questo interesse nelle persone, ma anche nei vostri figli, perché diranno queste cose, è molto importante, tornando sempre ad essere noi genitori come esempio. Quindi magari quando andate anche in giro con loro, state molto attenti come si propongono, ma anche noi stessi,
Okay, e devo dire che anch'io sono colpevole perché all'inizio ho detto ma come mai? And we have no idea how somebody else have experienced this coronavirus. Non abbiamo nessuna idea come gli altri hanno vissuto questo coronavirus. Maybe they had somebody in the family who died of it. We don't know. And magari abbiamo qualcuno che è morto in famiglia o in generale ha creato quest'ansia. Sì. And so if you have interest instead of judging, it's a complete difference in what you will experience also for yourself, but also the other people. Quindi se hai un interesse o tu giudichi, chiaramente hai anche un'esperienza completamente, tu hai un'esperienza diversa. Noi l'abbiamo avuto sul pezzo di compassione per gli altri, perché anche i nostri figli, in quel caso, parlare di quello che sta succedendo nel mondo, parlare perché una persona mette la maschera sì o no, se non c'è bisogno, insomma, ci sarà una ragione. E dopo faranno loro la scelta di affrontare le altre persone in un altro modo, chiaramente. Non possiamo impostare le regole, ma partendo sempre dalla nostra comunicazione. Allora, rimanere motivati di trovare soluzioni. Questo anche, io spesso sento genitori dire, guarda, loro sono, mio figlio si è completamente chiuso in sé, non esce più di casa, non ha voglia, mangia solo, fa... Io credo che questo, come ogni azienda, cioè anche noi in Italia, sono tante cose che abbiamo dovuto cancellare. Abbiamo un figlio di 2 anni e mezzo, quindi uno che si attacca la gamba tutto il giorno. Insomma, non puoi dire, senti amore, vai a vedere la televisione per 3 ore perché ci vediamo tra po'. E rimanere motivati non è sempre così facile, ma non è neanche semplice per loro. Però noi genitori possiamo essere una buona guida, anche un esempio per rimanere positivi, ma rimanere motivati, che tutto è sempre il momento, e trovare soluzioni insieme. Noi abbiamo visto anche nel nostro libro, l'abbiamo scritto anche il webinar che abbiamo fatto durante il Covid, che le famiglie hanno creato certe cose, un nuovo legame anche tra la famiglia per essere per forza insieme, no? Sappiamo che a volte è tanto bene che ognuno fa un po' le sue cose, chiaramente in quel momento lì la soluzione non c'era più di tanto, l'unica soluzione era stare insieme, quindi rimanere motivati durante il Covid, la stessa cosa oggi. Se con tutte le restrizioni che ci sono, e ne sono varie, soprattutto nel loro mondo, ci buttiamo anche giù noi, chiaramente fai molta fatica a motivare te stessa, la famiglia e loro. Quindi focalizzati molto, non dare soluzioni, ma trovarli insieme. Ci arrivo tra poco. Numero 5. Yes. E incentivarlo a continuare a parlare con altre persone. Of course, is one I already said a little bit in the first one. Perché diceva già nel primo punto, secondo punto lui. But I will also emphasize that you want to break this habit that we have now in our mind, that we are afraid maybe to or get infected or infect somebody else. Per cui voleva specificare che noi abbiamo creato questa abitudine di essere infetto da un virus, anche se tossisci io, no? O che dai l'infezione o passi il virus a qualcun altro. And so we want to break this pattern. Quindi vogliamo rompere questa abitudine, questa catena, insomma, che si è creata, questa abitudine. Because it's such a, we can make such a nice holiday still of this, and of course we're doing it, and some we see already much more tourists and everything, and we can continue this, we can break this, we can, you know, change our approach with how we live with this. Chiaramente possiamo cambiare il nostro approccio come vivere tutta questa situazione. Per fortuna adesso sono aperte le frontiere, pian piano anche a Rimini, per esempio, non ci sono più numeri, quindi siamo molto contenti che pian piano sta cambiando qualcosa. Ma parte da noi. And we have to understand that this is a little bit about how our brain works, is that our mind, when we think about something that we think is going to happen, then in our body it's already start to happen. Quindi, come dicevamo prima, se pensiamo che succederà qualcosa, quindi magari saremo affetto qualcosa, il nostro corpo già reagisce automaticamente, anche se non è successo ancora nulla. È una cosa come funziona il nostro cervello. So one of the people I treat is people with panic attacks. Sono varie persone che lui ha nelle sue sessioni di coaching, insomma, persone che hanno un attacco di panico. I can tell you there was a peak in panic attacks in the last 2 months. E sicuramente negli ultimi 2 mesi sono tanti sui clienti con proprio un picco di attacchi di panico, no? And it's not strange, because all the little negative thoughts and the little thoughts about things we cannot solve or things that are fearful, they add up in our level of stress. Quindi sul nostro livello di stress, il nostro livello di stress aumenta di continuo, perché tutti i pensieri, tutte le ansie, tutte le emozioni che viviamo
Sì, come se fosse, costruiamo un muro, ok, sul nostro livello di stress che si alza. And so when this all these little thoughts, which continuing day in, day out with all the negative news and all the things that we experience, we create a little bomb, let's say, of stress and fear, which needs to go out of the body. Quindi con tutte le notizie poi, non solo queste nostre pensieri, ma le notizie dal mondo di fuori, che è stato una bellissima percorso di creare ansia in tutti i modi, insomma, chiaramente abbiamo aumentato ancora non solo il nostro livello di pensiero, ma in tutti i sensi, no? Il livello di stress è andato molto alto. And so to break this, to release this stress, it is important to reconnect with first the emotions and get rid of, let's say, the negative thoughts in our minds. Quindi per rilasciare andare questo stress, livello di stress per lasciarlo andare, è molto importante riconnettere con le nostre emozioni e il nostro parte mentale. But another very important way to release this stress is to connect with people. E anche un'altra cosa molto importante, perché siamo nati per questo, è connettere con altre persone. It is visible in our heart energy, let's say. È visibile la nostra energia del cuore, cioè è stato misurato, se parliamo proprio sul livello del cuore che abbiamo bisogno. That when we connect with people, it starts to be more balanced, it starts to be more relaxed. We start to, our stress level starts to be reduced. Quindi appena che ci connettiamo con altre persone, già pensa al neonato, con la mamma o con papà, anche il loro livello, che creiamo connessione diverso. It's only when we feel disconnected from the world, when we feel disconnected from people, where we start to create fear, or where we can create fear. Appena che ci disconnettiamo, se sentiamo disconnessi dal mondo esterno, creiamo questo senso di paura. So reconnecting with as much people as we can on an emotional base and on a mental base is very important in this space. Quindi riconnetterci con altre persone è molto importante, soprattutto in queste fasi qui. E so che per ragazzi non è sempre facile, perché non sono solo loro, sono anche i loro pensieri, i loro genitori, il loro mondo, insomma, no? So give an example on the street and talk with people. I mean, you can keep distance and still have a chat. Quindi noi come genitori possiamo sempre dare l'esempio, parlare con le persone anche per strada, comunque anche se c'è la distanza, anche ritornare al nostro mondo di FaceTime, di fare l'aperitivo di FaceTime, ma possiamo anche l'aperitivo dal vivo, ormai ci possiamo vedere, chiaramente con tutte le restrizioni, però ricordati, parte sempre da noi, l'esempio, la guida siamo noi, quindi lavorare anche proprio su questo, anche loro, sulla loro amicizia, di invitarla a casa, inventare delle cose che comunque fa bene alla loro connessione, sarebbe molto importante. Aspetta che arriva una cosa di Monia. Sì, non so che arriva. Il mio compagno ha compiuto 15 anni durante il lockdown. Ah, il figlio del tuo compagno, che è stato sempre insofferente perché si annoiava senza poter vedere gli amici, ripiangeva addirittura la scuola. Passava, come avete detto voi, le giornate sul letto chiuso in camera o sul divano in silenzio, con il cellulare in mano, guardando Netflix e la notte in videochiamata con gli amici. Si addormentava anche alle 7 la mattina, poi dormiva fino alle 2 o alle 3. Adesso fosse per lei sarebbe fuori da mattina a sera. Ok, ma questo da una parte è molto importante. Se sarebbe fuori da mattina a sera, cioè tu dici che esce di casa, dici tu. Chiaramente si è creato un routine un pochettino fuori da quello che sarebbe sana per la sua età, insomma, giusto? Adesso forse per lei è stato fuori da mattina a sera, esatto. Ok, sì. Ok, ci arriviamo, Monia. Però è importante perché si sta riconnettendo con il mondo, insomma. Quindi. E come sta vivendo adesso le giornate? Sempre, cioè, a parte che sta fuori tutto il giorno, vorrebbe stare fuori tutto il giorno, ha ancora questa abitudine serale o di notte, notturno? Fammi capire. Ok, nel frattempo andiamo al punto 6. Change the expectation of the future. Quello che abbiamo notato prima che tanti ragazzi ne hanno parlato, perché noi abbiamo fatto il nostro mondo Instagram, le nostre chiamate anche noi con loro, e io ho paura, non so cosa devo fare, l'università sono ferme, le scuole non si capisce, e vivono anche questa tensione per il futuro, cosa succederà nel futuro. So, important thing to understand is that fear can only exist in the future. Quindi, come abbiamo detto prima, l'ansia può solo esistere in una cosa che non è presente, ma nel futuro.
And so in this time, in the last months, they are bombarded with negative messages about the future. Quindi ricordati che non solo noi sul mondo social, ma anche loro sono state negativamente bombardate con le cose per il futuro. Of course, they were all happy not to go to school, but... All'inizio erano tutti felici per non andare a scuola, come l'avete visto dopo, che era un po' diverso. But at a certain point, they also started to understand, especially a little bit the older age in the adolescence, so 18 years, 20, 20, 21. Poi abbiamo capito, anche quelli di 18, 20 anni, cioè un po' di più tardi nell'adolescenza, insomma. They started to have, well, we are at least get back, we're getting back, is afraid of recession, of the economy, of... Not getting a work anymore. Loro chiaramente hanno una prospettiva un po' diversa, aspettative nel futuro, e soprattutto hanno sentito non c'è più lavoro, cosa farò con il mio futuro, ci sarà la crisi, quindi chiaramente erano molto consapevoli del fatto, anche se è vero o se non è vero, di avere un'aspettativa abbastanza negativa e preoccupante per quello che succederà. And so, and this is not the only thing. I mean, there are many problems in the world that we are facing right now. And the adolescents, they know that. They look on the internet, they see, they're much more, they have much more knowledge than we had in the same age. E chiaramente sono tante cose che succedono nel mondo, il virus è in tutto il mondo. La cosa che a volte ci dimentichiamo noi come genitori, che i nostri figli a volte sono anche molto più di noi. E sono su YouTube, sono su dappertutto, ok? A volte io parlo con mio figlio e sa delle cose che io non neanche guardato perché non guardo la TV, però sono cose, anche quello, le cose che loro vivono oggi, noi ragioniamo in modo completamente diverso. Quindi quello che può essere un bicchiere per noi può essere per loro, non so, bottiglia intera, diciamolo così, ok? Che loro lo vivono in modo completamente diverso, più pesante. And so all these changes of climate change, unemployment, pollution, all these things that they have in mind, and also these things like coronavirus and maybe other viruses that can happen, can create it, they create a difficulty in their mind to be positive and to be inventive about the future. Quindi tutte le cose come il cambiamento del clima e le persone che non lavorano più, la scuola chiusa, la povertà o crisi o qualsiasi cosa, chiaramente crea qualcosa nel loro cervello, anche un tipo di ansia anche per questo, no? And there's in this time there's never been so many adolescents with negative thoughts and even suicidal thoughts. E più che mai in questo periodo ci sono tanti adolescenti, non solo adolescenti, che hanno pensieri abbastanza negativi, ma anche proprio sul mondo, anche suicidio, anche depressione in questo periodo qua. And the very positive thing about this is that actually in this time of adolescence we have the biggest possibility to change their negative thinking towards a very positive thinking of the future. Quindi abbiamo anche la possibilità in questo periodo dove possiamo magari essere un pochettino più uniti del solito di cambiare queste aspettative loro, prospettive verso il futuro. Because 75% of all the mental problems are created in the adolescent time. So we can also, if we have give a good guidance as a parent, we can solve these things. Quindi 75% delle problemi mentali che vengono create sono sempre nella mente dell'adolescente. Quindi questo è il momento giusto per lavorarci. So if you see your child with negative thoughts about the future, about maybe the summer, about the future year, or maybe his future in general towards the world, then it's important to take this at the one point serious, and the other point, learn to change this approach, learn to change this vision. Sì, quindi se tu vedi tuo figlio è negativo, parla male del mondo, non sa cosa vuole fare, è un po' giù, è molto importante che in questo periodo qui che parlate di questo e trovate modi diversi di affrontare certi discorsi. Ricordate anche che la fonte delle informazioni non sono sempre molto chiari, quindi quello che magari vedono è importante che chiedi, che capisci da dove vengono le loro informazioni, in modo che potete investigare altre soluzioni o altre prospettive al riguardo, insomma, perché non tutto chiaramente quello che vedono è vero. E la stessa cosa, come diceva Florian prima, il loro cervello ha
sviluppo in questo periodo dove non ragionano, ok, perché l'informazione va direttamente nella parte emozionale del loro cervello, quindi quello che viviamo noi, dove ragioniamo su, ok, questo potrebbe essere vero, un pensiero, avere un pensiero logico, per loro è molto più, non è sviluppata questa parte, quindi se loro pensano che domani c'è la guerra in qualche parte, tu magari pensi, ah, moriamo, o c'è il virus ovunque, ok, non torniamo mai più alla normalità. Ma chiaramente non è così. Certo che torneremo a normalità, ma la normalità sarebbe trasformato. And so learning to guide your child towards a new positive thinking, and it is useful to understand a little bit how emotions work. Quindi guidare tuo figlio per pensare in modo un pochino più diverso e positivo, chiaramente devi capire come funzionano le emozioni. So, but we gave a whole workshop about this, about emotional intelligence. Abbiamo già dato un webinar anche su questo, sull'intelligenza emotiva dei nostri figli. But the basis is this: you want to give space to express the negative emotions. Ma la cosa importante è che vuoi dare spazio a tuo figlio di vivere certe emozioni negativi. And then when it is being expressed, help them with questioning to turn those thoughts into a different kind of thoughts by giving examples, by showing examples. Quindi appena che esprimano questa emozione negativa, in modo che gli dai lo spazio, ma trovate soluzioni insieme o modi di diverso di futuro sfogarsi, ma soprattutto di trasformarlo, dare un significato diverso. Intelligent children tend to have more challenges with this because they feel themselves more responsible towards these world problems. Spesso bambini molto sensibili e intelligenti lo sentono molto di più anche questo cambiamento, perché si sentono molto responsabili verso il nostro stato, nella società, nel nostro mondo. All right. Okay. Ok, allora andiamo a un altro punto molto importante da qui. Abbiamo anche scritto un bellissimo pezzo nel libro. Prepararsi all'estate, ma questo no, ma ricreare fiducia. Se parliamo di questo, noi genitori abbiamo bisogno di strumenti utili per guidare il nostro figlio in questo periodo post-Covid, post-metà, post, diciamo, no? Quindi, come diceva Monia prima, suo figlio ha creato un tipo di routine dentro il Covid o dopo il Covid o durante questo periodo qua, che come genitore non è sempre facile esserci, essere presente e capire che routine si sta sviluppando. Però, ricordatevi questo, la routine per un adolescente, ma in generale per bambini lo sappiamo, no? Hanno bisogno di un pochettino di routine. La stessa cosa che è molto importante di tenerlo durante l'estate. Quindi ci saranno state delle cose durante il Covid, io spero per voi, perché sarà più difficile. Però magari avete stabilito le regole, avete creato delle giornate dove ognuno si sveglia a una certa ora, che comunque fa sport, faceva delle cose durante la giornata da fare. Questa è la stessa cosa oggi. Non perché, e questo me lo chiedono sempre i genitori, ma lui vuole dormire fino a... Io credo che nell'adolescenza sicuramente loro hanno bisogno di tipo di libertà, ma non troppo, ok? Ma non troppo perché devi stare lì come un poliziotto, ma devi farli comunque vivere la libertà dell'estate, vivere questa libertà anche dove adesso finalmente possono uscire di più, possono fare più cose, ma non vuol dire che non hanno bisogno di un routine. Perché se si perdono questi discorsi, punto uno, fa molto male alla loro salute. Ok? Ragazzi che stanno tutta la notte sveglio attraverso il telefono, sappiamo, o forse anche no, non lo so, che adolescenti hanno bisogno tutte quelle informazioni che integrano durante la giornata nel loro cervello, nella notte ha bisogno, per questo dicevamo all'inizio anche Freud, abbiamo bisogno di dormire, ma bisogno di lasciare andare, di pulire tutta la parte, quelle che hanno imparato, quelle che hanno vissuto, quelle che... Se non dormono o non dormono in orari che hanno bisogno, e pensa un adolescente, ha bisogno di dormire tra 9 e 10 ore di notte, ok? Anche di più, dipende che età, se volete sapere di più, ok? Seguici, ma a parte di questo, noi pensiamo spesso, se un ragazzino di 13 anni va a letto a mezzanotte e si sveglia alle 2 del pomeriggio, qualsiasi cosa... Certo, piace o alle 3 di notte o qualsiasi cosa, ma non fa tanto bene. Punto uno, perché sono spesso legato alla tecnologia, sono spesso legato al computer, al telefono, e il cervello non riesce a disintossicarsi, ok? Quindi, a parte la routine quotidiana, è molto importante che dormano abbastanza. E so che, sì, ma i miei amici guardano Netflix, i miei amici sono online, ok, ma tu non sei come i tuoi amici. E credo che questo c'è, punto 8 e 9, è proprio questo. Dobbiamo rimanere genitori
E questo io credo sempre che i genitori non hanno completamente la consapevolezza di quello che hanno bisogno i nostri figli, a parte chiaramente il nostro amore, la nostra presenza, però soprattutto anche cosa sta succedendo con il nostro cervello. Stessa cosa, ci vuole un routine, ci vuole una routine quotidiana durante l'estate post-Covid per stare bene anche loro, non solo mentalmente, quindi dormire, riposo, ma anche fisicamente, hanno bisogno di fare sport, hanno bisogno di lavorare sul loro sistema immunitario, mangiare bene. E voi dite, ma chi sei tu per dirmi tutte queste cose? Lo sappiamo, ma è difficilissimo che loro mangiano bene. Sì, lo so, ma partiamo sempre dall'esempio. Quindi se mio figlio non ha voglia di fare sport, magari io vado a fare sport, e durante la quarantena era più facile perché magari lo facevamo in casa, lui lo faceva con noi. Però comunque io faccio vedere qualcosa, noi siamo persone sportive, lavoriamo tutto il giorno, comunque c'è un misto di tutto con tre figli, eh? Però comunque l'esempio è lì. Se non faccio più niente, chiaramente lui dice, ah, va bene così. Quindi è molto importante avere dei routine quotidiani durante l'estate, ok? È molto importante di parlare insieme a loro, di avere un programma insieme. Noi c'è un video corso che adesso è anche gratuito, insomma, dove puoi capire proprio per parlare di rispetto, per l'ascolto, per avere supporto, per avere questo legame diverso con tuo figlio partendo dalla comunicazione. So che Katia dice, magari è convinto di mangiarla bene. Porta dal nostro campus, secondo me lo mandi anche dal nostro campus che è testato, perché noi parliamo proprio di nutrizione. Non siamo le persone di dire ai ragazzi, ragazzi questo fa male, ok? Sì, viene, dice. Però noi facciamo vedere cosa c'è magari dentro la Nutella o cosa fa con la Nutella con quel momento nella tua testa o qualsiasi cosa. Non perché fa male, ma perché cosa succede con il tuo corpo. Quindi abbiamo dei metodi, dei modi per far capire ai ragazzi cosa succede dentro il loro mondo, dentro il loro motore, come lo chiamiamo sempre, se mettiamo diesel invece di benzina. Ok, questa è la stessa cosa durante durante questa fase, io credo, la routine che avete creato, che magari possono anche essere state routine molto belle, magari avete creato delle serate dove eravate più insieme perché non uscivate mai, non potevate, magari adesso i ragazzi non vedete più, cioè io l'altro giorno ho detto andiamo a giocare a roulette, e ho detto no, io esco con questo tizio, io che no, va bene, allora facciamo noi, però sono cose, magari vuoi mantenere qualcosa che hai creato durante la quarantena, parla con i tuoi figli, create un altro tipo di routine. Perché, come abbiamo detto anche all'inizio di questa serata, attraverso le ricerche abbiamo visto che loro hanno bisogno di questo. Comunque, anche se dicono di no, di avere questo sostegno, questa presenza, questi momenti speciali con i genitori, che magari avete vissuto e potete continuare a fare. Quindi, prepararsi all'estate, dire, ok, mio figlio ha 3 mesi di vacanza, tra virgolette, perché dipende se non vengono bocciati o rimandati, però credo di no, comunque di creare un nuovo routine insieme a loro. E questo aggiungo alla comunicazione, in generale è molto importante che ascoltate i vostri figli, non offrite soluzioni ai vostri figli. Quindi se dite, ok, quest'estate vogliamo fare in modo diverso, quindi aiutano in casa, facciamo squadra. Io lo dico sempre, qual è lo scopo per tuo figlio, no? Che comunque la guidi, la accompagni per diventare indipendente da te e dal mondo in generale, perché dovrebbe farcela, no? Anche senza di noi. Come cosa potresti fare durante quest'estate? Avete delle sfide che potete fare, avete dei libri che possono magari leggere, potete fare le sfide del genere, potete giocare alla play insieme, potete creare del routine nello sport insieme, ma non offrire soluzioni, chiedetelo a loro direttamente. Comunque, per questi dialoghi, insomma, in questo anche è punto 8, e anche direttamente punto 9, credo sì, e tenere un dialogo aperto con i nostri figli. Se io parlo di prima, di ricreare fiducia, e anche ricreare la fiducia che il nostro corpo è forte, ok? E credo che questo, come diceva Florian, nella nostra mente noi creiamo delle cose che ha un'influenza grossa sul nostro corpo. Quindi ricreare la fiducia di, ok, mangiare bene, ma anche non pensare, se uno sta notando, oh, sarà il virus, ok? Perché subito viene integrato qualcosa nel cervello, sarà questo. Partendo con tutti i punti che abbiamo parlato questa sera, chiaramente crea sempre questo stesso discorso. Abbassiamo il sistema immunitario,
creiamo un credenza direttamente, non abbiamo più fiducia né noi stessi, nella nostra forza che abbiamo, come il nostro corpo ha, soprattutto i ragazzi sono molto più forti di noi. Quindi parlare anche di questo, ma creando questa routine, comunque avere certe regole, ok, in casa, fino alle 10, 11, sì, potete stare dietro il telefono al computer, ma poi si spegne, non perché volete dar fastidio, ok, perché fa male. E vi possiamo far vedere ricerche, possiamo, cioè, le abbiamo studiate fino in fondo, insomma, queste cose qui, quindi vi possiamo assolutamente accompagnare anche, e lo vedete anche nel videocorso gratuito, insomma, che diamo anche, c'è una tabella apposta che puoi scaricare per accompagnare i tuoi figli durante la settimana, fare delle schede di routine, creare delle cose in casa in modo che ognuno fa qualcosa. Tenere il dialogo aperto è questo. Io dico sempre, appena che finiamo di parlare con i nostri figli o non c'è più dialogo, fai molta fatica a educarli. Anche se oggi educare è un altro modo, perché tu non sei più l'educatore in quel senso, ma sei la guida per il tuo adolescente. Però se il dialogo si chiude, che è molto normale, credo che sicuramente ci saranno genitori questa sera che dicevano mio figlio si chiude in camera, non ha più voglia di parlare, ok? Come facciamo a tenere questo dialogo aperto? Chiaramente chiedere domande aperte, ma nel momento giusto. E spesso i genitori dicono sbattono alla porta adesso, esci! Perché sicuramente se tuo figlio si chiude saranno vari motivi. Punto uno è o nella picca di crescita e adolescenza, sta combattendo gli ormoni, magari ha la fidanzata, magari in un altro mondo, ok? Tenere il dialogo aperto vuol anche dire non avere televisione in camera, non vuol dire avere computer sempre in camera, cioè in modo che crei un ambiente dove hanno più possibilità di parlare con voi, ma avere anche dei momenti durante cena, pranzo o colazione, se non lavorate nel giorno o sì, o trovare dei momenti dove potete stare insieme. Quello che io dico sempre di poter parlare su tutto quello che succede durante il coronavirus, dopo il coronavirus, quello che vivono, quello che hanno visto, tenere quel dialogo lì, ascoltarli, non per giudicarli o per rispondere, ma ascoltarli semplicemente, capire il loro punto di vista è molto importante per tenere questo dialogo aperto, ok? E anche lì, se tu vedi che tuo figlio si è chiuso completamente in sé, si è chiuso in camera, non ha più voglia di fare niente, questo è solo un campanello per dire c'è qualcosa, sta vivendo qualcosa di qui alla fine, anche se dice, soprattutto in quel picco di crescita dove è tutto no, dico io non ho bisogno di te, ha bisogno di te. Questa è una ricerca che è ufficiale in tutto il mondo, insomma, i ragazzi hanno bisogno, soprattutto in questo periodo qui, tanta positività. Se un ragazzo si chiude, non fa niente, fa un casino, sbatte le porte, non mette le cose in ordine, vi consiglio di seguirci su alcune altre cose, non questa sera su webinar, per altri, per capire gli strumenti come puoi comunicare con lui e lei, ma soprattutto non metterti la concentrazione sulla negatività che c'è, perché loro hanno bisogno, proprio il loro cervello impostato va in resistenza appena che ricevono commenti negativi e va in alzando la loro autostima invece se ricevono commenti positivi. E anche se non sei positivo per niente, cioè il mio figlio non ce la faccio più, lo butto fuori casa, ok? Concentrarti solo sulla negatività. Punto uno, tiri giù te stesso o te stessa, quindi non riesci più a fare essere un genitore in tutti i sensi perché sei talmente coinvolto emotivamente che farai casino e soprattutto non crei un dialogo costruttivo con tuo figlio. Quindi questo... Ci sono tanti modi per averlo e continuare proprio rimanendo genitori, che a volte si dimentichiamo, dice oh, l'estate fa quello che vuole perché ha fatto tutto l'anno sudato. No. Dobbiamo ricordarci questo, se noi siamo stanchi perché abbiamo 40 anni o 50 anni, quello che è dopo una giornata, forse ci stanche, no? Però se loro sono stanchi dopo 3 ore, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché hanno una forza molto più grande di noi, hanno molto più, cioè, energia in generale. Quindi perderci e dire fai quello che vuoi, loro ancora non sono capaci a gestire queste cose, ok? Hanno bisogno anche di noi, il loro cervello non è ancora pronto, no? Per gestire certe giornate, per gestire tante ore dietro la play, per gestire tutte le regole in casa. Quindi è molto importante che rimanete genitori post-Covid, durante l'estate e... soprattutto maschi, ma anche le femmine, questa io non ti voglio, ok? Non ha un significato vero, non è che non ti vogliono, hanno il loro mondo dove a volte quella, come si dice, mano sulla spalla, quell'attenzione in più, quella cosa in più,
anche semplicemente dare quel complimento, ma comunque rimanendo con due piedi per terra come genitore, ok, aiuta il figlio di sentirsi al sicuro. E se vi trovate in difficoltà oggi, con figli chiusi, figli che si fanno male da soli, o figli che non riesci proprio a comunicare più, ok, fanno quel che vogliono, per favore, a parte contattaci o scrivete anche questa sera, perché adesso passeremo alle domande, ricordate che tutto è un momento, ma questo momento non vuol dire che dobbiamo lasciare andare questo momento, che non dobbiamo dare attenzione a questo momento. Per questo dicevo, rimani genitore, ok? Se oggi ti fai fatica nella comunicazione con tuo figlio, noi facciamo questo lavoro da 10 anni, ma la nostra specializzazione sono gli adolescenti, comunicazione con gli adolescenti attraverso family coaching in tutti i sensi. Se vedi tuo figlio che è talmente cambiato con le domande che abbiamo fatto all'inizio della serata, adesso la metteremo su YouTube, quindi lo potete riguardare, dice guarda, è tutto no, infatti non esci di casa, si lava sempre le mani, ha una igiene, qualunque cosa che pensi, no, ok, punto uno, scriveteci adesso, ma soprattutto fateci delle domande, ma cercateci, perché possiamo dare una mano come stiamo facendo negli ultimi mesi, insomma. Vogliamo chiudere la serata in questo, che è stato molto pratico e semplice, perché tutti gli strumenti in più, per questo, a parte delle domande, se avete le domande da fare, volevo anche dirvi, se volevi dire qualcosa tu? No, c'è. Ho parlato già tanto. Screen is like yellow, so one second. Ah, ok. Proprio yellow, è serale per gli occhi. Ecco. Ok. Ecco, un'altra visione abbiamo sul mondo. Allora, se avete bisogno di capire come, chi sono gli adolescenti, come ragionano, il tuo ruolo di genitore, come farti rispettare, come ascoltare per farti capire, come smettere di dare troppo ottenendo di più, come sopportare e guidare tuo figlio, poi iscriviti gratuitamente sul nostro videocorso. Ok, questo videocorso, non so quante ore sono, ma è tanto materiale che potete scaricare, vedere, rivedere, è gratuito, quindi non chiediamo niente. Per fare il primo passo per comunicare con vostro adolescente, in più con queste webinar che abbiamo fatto, che vi può dare una mano come gestire questa gestione post-COVID, ok? Questo corso qui lo trovate sul link che vedete lì, lo possiamo anche mettere di là. Sì, non so se possiamo. O vi mandiamo una mail con tutte le informazioni e chiaramente vi mandiamo direttamente una mail, magari domani, insomma, con questa registrazione, che lo potete sempre riguardare, e chiaramente se avete ulteriori informazioni richieste, siamo qua. Io volevo rispondere alle domande. Avete delle domande per noi questa sera, in modo che possiamo fare qualcosa di sul momento? Magari potete scriverli qua. Ah, questo è il nostro sito, sì. Avete un problema in particolare, scrivetelo, magari dire, non dirmi il nome che non lo dirò. Did you learn something? O avete imparato qualcosa da un punto di vista diverso. There's something new which you can apply, at least. C'è qualcosa di nuovo che potete applicare. Doesn't seem to be so. Ho paura, eh? Avete capito tutto? Queste sono domande. Bene, positivo. Vuol dire che siamo stati chiari, semplici e pratici, spero. Raising hands. Ok, Luisa dice qualcosa, ok. Tutto molto tutto interessante. Tutto molto interessante, ok. Grazie, thanks. Grazie a voi. Quindi niente domande. You're welcome. Come posso motivare il mio sport? Prima prendeva lezioni di cavallo, le piace, ma adesso non vuole andare. Okay. Okay. First question, do you give the right example? Punto uno, anzi tu fai la prima, dai un buon esempio tu e hai un'idea perché non vuole più andare? Perché non lo so? Vabbè, questa è magari la prima domanda da fare, se non sai perché non vuole più andare, magari è una bella domanda da fare a lei, come mai? And the second question is how do you deal with the resistance of doing sports? E la cosa è come, la seconda domanda è questo, come gestisci la resistenza per fare sport? Tu come madre, come reagisci su Giorgia? Nel frattempo vado a rispondere a un'altra domanda, quando e dove sarà il campus? Abbiamo noi 3 campus quest'anno, sì. 2 campus per bambini di 10-14 anni e uno per 15-18, la faremo a Monterenzio, un villaggio di salute, quindi in mezzo alle colline tra Castel San Pietro e
Firenze, diciamolo così, ok, saranno 20 minuti da Castelpaio San Pietro. Noi abbiamo un casale in mezzo alla natura, solo nostro escluso. Abbiamo pochi bambini proprio per questo motivo, perché non vogliamo, chiaramente vogliamo tenersi alle regole che ci sono. E durante questa settimana, per i grandi e per i piccoli, lavoriamo molto chiaramente sulla salute, ma lavoriamo molto sui loro obiettivi, lavoriamo su sogni, su la gestione emozionale in generale, li prepariamo per le medie, per il superiore, quello che è. Soprattutto fanno tanto sport, si divertono nell'acqua park. Faremo tante creatività, meditazione, facciamo di tutti di più in modo che i ragazzi vengano da tutta Italia, Sì. anche a volte dall'Olanda, anche da Portogallo, c'è cioè un po' di tutto, insomma, però ci Sì. sono ovunque, vengono dappertutto. Allora, c'era un'altra domanda qua, lo vedete anche il link che ha messo Letizia sotto per tutti i nostri campus, e so che per un campus abbiamo veramente 2 posti, l'altro 3, credo, quindi siamo. Si vede che i genitori hanno voglia di mandarci i figli perché vado ragione, insomma, no, a parte Dopo che così tanti non è un tempo. campus normale, non è un campus di calcio, non è un campus, è un campus di crescita personale, ma in modo molto divertente. Noi li facciamo da 10 anni, sono dei campus dove vanno a casa, hanno una nuova famiglia, nuovi amici e soprattutto vengono spesso tutti da soli, quindi non si conoscono tra di loro. E quindi abbiamo anche pochi ragazzi, cioè pochi numeri quest'anno perché i nostri campus normalmente sono abbastanza grandi, ma chiaramente quest'anno dobbiamo stare attento. Quindi un attimino che arrivo con. C'era prima una domanda qui. Io ho una bambina che compie 10 anni tra qualche settimana, in questo periodo in cui la scuola era il suo punto di riferimento, si sente persa e dice che non serve a niente e io non riesco a farle fare lavoretti, attività o sport come nella quarantena. Ok, quindi tu mi stai dicendo. Qui la scuola era sul punto di. Ah, ok, perché non c'è più le lezioni online, quindi adesso è un po' caduto tutto, Sì. insomma, non ci sono più obiettivi durante la giornata. Well, I would reconnect with what is, does she really like to do? Prima io riconnetterei con quello che lei piace veramente fare normalmente o quello che piaceva, no? To start to search for what she loves to do, and from that maybe create some kind of objective, some kind of things to look forward. Quindi magari prima riprendi quello che piace a lei, cerchi quello che piace a lei o piaceva, insomma, e da lì riparti a connetterti con, può essere. And from then, that point, you can start to look forward to a first objective, some little thing, which is maybe sometimes maybe scary to do, but still doable. Quindi fate prima un piccolo passo, perché può essere che lei infatti non sa più o ha paura o qualsiasi cosa. Quindi inizi con una piccola cosa che faceva già, che l'ho rifatta con piano piano, ok? Questo credo, bambini soprattutto di 10 anni piacciono fare tante cose, spero, insomma, adesso oggi ritornare e creare una nuova routine ci vuole passo per passo, ci vuole veramente piccoli passi, soprattutto per loro che si sentono un po' buttate nel vuoto. And so when this is started, then slowly you can you have to guide her think a lot right now, but in a moment then it's moving, you can let go a little bit, Adesso la devi guidare tanto, ok? Anche uscire insieme, fare una passeggiata insieme. Poi se dice, guarda, non ho voglia, ok? Lì ha solo 10 anni, quindi lì dipende molto da te in quel caso lì, perché non c'è sempre solo un voglia, ma può anche essere uscire per mangiare un gelato. Se cioè io mi ricordo mio figlio all'inizio faceva anche lui fatica, perché era talmente abituato a stare a casa, a fare niente, non c'aveva questa voglia di uscire. E questa voglia di uscire può essere. Non solo una non voglia di uscire, a volte i ragazzi lo usano anche come scusa, no? Usano un po' il coronavirus come scusa, allora non esco perché c'è il coronavirus, ho paura di bla bla bla. Però vuol dire anche magari che hanno proprio la paura di uscire o di riprendere in mano quello che avevano o trasformarlo in qualcosa di nuovo. Per questo, quindi passo per passo. And the question is how to motivate. Well, there's always something that she wants, okay? Come motivarla? Punto uno, non so se sei dentro la nostra scuola online, noi abbiamo una scuola online dove mensilmente esce un prodotto per aiutarvi, per strumenti per comunicare meglio, per fare tante cose. E in questo pezzo di scuola, a parte che se entri adesso puoi fare una prova a 1 euro per 10 giorni, a 1 euro al giorno per 10 giorni, poi puoi decidere di continuare sì o no. Trovi dei programmi, c'è uno in particolare che si chiama il webinar sulla motivazione. Che è molto importante perché lì c'è un pezzo dove devi capire che tipo di carattere ha tua figlia.
Ok, cioè io lo so, ma spesso non lo sappiamo, non sappiamo. Se tu hai, tuo figlio ha un carattere di leadership dominante, in modo che puoi prendere qualcosa dove tu chiedi a un bambino dominante, non puoi mai dire cosa deve fare, ma puoi chiedere di aiutarti, ok? Quindi provi prima a capire che tipo di carattere ha e in che modo la puoi motivare in modo diverso, ok? Quindi non so chi è tuo figlio, quindi purtroppo non lo so, però potrebbe essere un bellissimo primo passo. Se io so, per esempio, mio figlio fa caffè, c'è un figlio che è molto bravo a farmi caffè, quindi se io ho detto che dice, visto che sei così bravo a farmi, mi puoi fare tu un caffè? No, cioè, bella manipolazione da una parte, però è stato, lui ama farlo e io amo riceverlo, ma ho capito che questa cosa per lui era un passo importante per fare qualcosa insieme e anche per me. Okay? Quindi io l'ho motivato in quel senso. E quindi capire che tipo di carattere ha, cosa piace, devi poi capire il prossimo passo in che modo lo puoi comunicare. Ok? C'erano altre domande? Sì, adesso vado. Sì, è andato tutto giù. Caccia Alice anche qui. Ah, io non vedo l'ora di venire anche io, sono sicuro. Sì, è una bellissima esperienza. Ok. Fatto. In questa fase mio figlio di 12 anni non vuole fare sport, ha dato le sue risposte ed accetto. Ok, e perché non vuole fare sport? Perché ricordo che fa veramente bene al loro cervello di farlo. L'ha fatto troppo durante la quarantena o si è abituato a fare più niente? Perché questa fase, veramente 12-13 anni, è molto importante che continui a fare sport, anche se ha bicicletta tutti i giorni, per dire, no? May also be that he wants to change sport, eh? That he wants to do something else, sport, that he wants to try something else. Certo, certo. Anche mia figlia, che ha 13 anni, non si sente più motivata a fare nulla. Io le propongo diverse cose, ma non gli interessa. Ok, Giovanna, stessa cosa lì. Parla, capisci perché? Perché loro sono... e può essere che la non motivazione è anche tipo di ansia, ok? Può essere che in questo periodo qui sono talmente abituati a fare più nulla che dobbiamo riprendere passo e dobbiamo magari farlo insieme a loro, ok? Quindi poi proporre può essere, può anche essere andiamo, punto e basta, ok? Perché io credo che a volte ci dimentichiamo che hanno da volere tanto, ma da parte hanno anche bisogno di noi. Quindi che facciamo questo passo senza che ci sia una discussione o non c'è voglia, perché chiaramente non puoi prendere la figlia al collo e portarlo fuori, però ci saranno altri motivi, insomma, di farlo uscire. Credo che questo distacco psicologicamente è stato tosta anche per loro, non solo per noi. Quindi per questo, come diceva Florian, fai un passo per passo, porta la gelateria, poi la seconda volta fai qualcos'altro, non c'è voglia. Amore, non è che non c'ho voglia, a me fa molto piacere se vieni con me, quindi per favore vieni con me. No, 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 cioè, non c'è un no, ok? Quindi cioè, non è sempre ci adattiamo a loro non voglia, e lo vedrai anche nel corso gratuito, parliamo del discorso di rispetto, di ascolto, che è molto importante di guidarli in questo momento qui al riguardo, perché a volte sembra che i nostri figli oggi gestiscono noi, invece che noi gestiamo la situazione insieme. Ok, sono due cose completamente diverse. Mi mandate informazioni per campus, fate meditazione? Sì. Io insegno yoga a mio figlio quando si è allontanato, è giusto lasciarlo allontanare? Sì, assolutamente giusto, Laura, perché io credo che se noi impostiamo certi valori ai nostri figli durante l'adolescenza sembra che si sono dimenticati, non si sono dimenticati, l'hanno messo un attimo stand-by, ma la riprendono. Quindi stai tranquillo. Especially if they see it from other people, and because in this time they need to many times just experience other perspectives of other people, other people also. So when they do so and they have not a good experience, they will restart something like this. Sì, quindi sicuramente quando lo vedono anche l'esempio delle altre persone riprenderanno. Non vuol dire che la riprendono adesso, ma la riprendono più tardi. Loro sono talmente, e la stessa cosa, hanno creato una nuova abitudine, hanno creato una nuova zona confortevole, zona di comfort nella loro vita, no? In questo periodo qui. Quindi noi anche lì lavoriamo molto durante i nostri corsi, insomma, di guardare altrove. Se vuoi ottenere qualcosa, è importante di nuovo fare il passo. Il problema oggi, psicologicamente, è che i ragazzi fanno fatica a fare quel passo perché c'è quel discorso di ansia dietro.
Quindi non oggi, boom, facciamo di tutto di più, passo per passo, dai quell'abbraccio in più, ok? O dai quell'incentivarlo, quel momento, con non una cosa enorme, ok? Sembra assurdo, però bisogna veramente questa piccola attenzione delicata per fare il primo passo, per poter uscire, per fare qualcosa di diverso dopo questo periodo di chiusura. Mio figlio sembra più libero di prima, esce sempre, non si interessa più di cucinare e sistemare la stanza. Lo lascio fare, lo stresso, come dice lui. Nanzi, ho inviato la mail, controlla. ok, grazie. Non andrò a vedere. Lì sempre il discorso. Io credo, quando i miei figli finiscono la scuola, gli do sempre 2 settimane di spazio, ok? Perché dice, ok, adesso riprendi un attimo i tuoi spazi, no? Perché hanno sempre studiato, sempre svegliato presto, bla 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 bla. Dopo una settimana iniziamo a parlare cosa succede dopo la settimana dopo, che routine andiamo a fare, cosa è le vostre intenzioni, i vostri piani durante quest'estate, dentro casa, noi chiaramente, loro sono in vacanza, noi lavoriamo, quindi ci vuole il lavoro di squadra, magari uno sta con Leon un'ora al giorno, l'altro cucina, l'altro, perché fa parte dell'essere una squadra, e credo che noi genitori non è una cosa che chiediamo ai nostri figli, fa parte dell'educazione in generale. Perché è importante che tuo figlio oggi cucina, anche se magari non è mangiabile, okay? Perché deve imparare a essere indipendente, e lo scopo deve essere quello. Come faccio a guidare mio figlio alla Z in modo che domani, se deve uscire di casa, sa cosa fare? E anche un bisogno di rispetto. Guardate il videocorso se avete quelle lì, perché chiaramente parliamo di questo. Quanto è importante di non lavorare su quello che è importante oggi, ma cosa puoi, in che modo li puoi guidare oggi per essere un persona di successo da grande, ok? E questo sicuramente lo potete imparare lì, perché l'abbiamo fatto noi, quindi so che c'è. Confermo che i loro compiti sono veramente belli e coinvolgenti. I miei figli attraversano un weekend con loro. Grazie Paola, grazie mille. Ha messo in solo a noi. Ah, solo a noi? Ok. Se lei faceva molto sport, adesso ha perso anche la voglia di parlare con me, la vedo spenta, si mette alla finestra e disegna da sola. Ok, ok. Ma questo è un buon segnale che ha bisogno un po' di attenzione diversa, Madeleine. Giusto? Credo che se uno veramente ha fatto questo grosso cambiamento, sicuramente. Poi dipende anche che età ha, se non l'ho visto, che forse a 13 anni, perché ricordate che i ragazzi verso 13-14 anni vanno a fare questo picco di crescita, per le donne, per le ragazze forse un po' prima che gli altri, dove infatti entrano in uno stato emozionale più forte. Come se fosse un ciclo tutti i giorni, okay, le ragazze, e inizia anche la pubertà, quindi sicuramente sono tanti ormoni in ballo in tutto ciò. Se non ti parla, quando vuoi tu trovi altro modo, quando è più aperto, spesso quando vado a dormire, hanno bisogno dell'attenzione molto da sola, quindi se riesci a uscire con lei da sola, amore, io sono presente, anche se vuoi disegnare la finestra, ok? A volte solo dire, ah, guarda che bello, qualunque cosa, piccola attenzione, dare in quel momento lì, positività, ok? Non vai a fare qualcosa, può aiutare tantissimo. Perché ricordatevi questo discorso, questo avere ciclo tutti i giorni, ok? Piuttosto per noi donne, pensa per loro, è veramente difficile. Noi e quando sei una donna è in quell'età? Quando sei una donna? Ciao. La cosa è una cosa in abitudine, ok? È un'abitudine che stanno integrando. Quello che hanno vissuto durante il Covid è stata un'abitudine, ma abbiamo bisogno di trasformare questa abitudine in un altro modo. Invece quello che succede in pubertà, cioè in questa fase di adolescenza, quel picco di crescita, è come se fosse arriva una bomba che cade sopra la casa e devi, non muori, ok? Però vuoi uscirne e non sai come. Questo è quello che vivono in testa. Quindi è molto difficile per loro, e per questo noi ci bombardiamo voi, i genitori, sempre sui nostri strumenti da accompagnarli, perché a volte noi non sappiamo cosa sta succedendo, e questo è molto importante. Quindi può essere che causa Covid che lei è così, può essere che proprio sta entrando in quella fase lì, e quella fase ci vuole un approccio completamente diverso, ok? Quella fase, tutto quello che hai fatto oggi come genitore va benissimo, solo che
A parte che adesso dovrai accettare che tua figlia farà una fase diversa nella sua vita, perché da bambina diventa adulta, anche tu come genitore quindi devi adattarti un po' alla sua crescita, capire cosa sta succedendo, e il tuo approccio non è più mamma, io impongo delle cose, ma io sono coach, quindi guida mia figlia, cosa ha bisogno, che strumenti posso usare per accompagnarla. Perché è stato, ha un senso quello che lì, so bene che è importante lo sport. Tagliara, c'è una domanda. Ecco. Sì, comunque l'hai trovato. Ah, su Yada, ok, le ha già dato. Letizia, grazie mille. Ebbene, credo che c'è tutto. Allora, io vi ringrazio. Thank you very much for your attention, for your patience and your yes, listening. Noi siamo sempre attivi, no? Yeah. Con tutte le cose che facciamo. Quindi per qualsiasi cosa ci trovate sui link che Letizia appena ha condiviso con voi. Sicuramente domani manderemo una mail con la registrazione, se avete voglia anche di condividerlo. E se non l'avete letto ancora, costa 6,99 su Amazon. Ve lo consiglio di comprarlo, condividerlo, perché sono informazioni pratici, veloci e semplici, come siamo un po' noi sempre, perché credo molto teoria giusta, però importante sì, mettere in pratica le cose. Quindi, buona serata, grazie a tutti e ci vediamo presto. Vi aspetteremo in un'altra occasione, giusto? Sì. Grazie. Grazie super coach. Ale. Grazie, ciao ciao. Andiamo. Eccoci.